Signore e signori, bentornati in questo nuovo episodio del Weekly Recap, l'episodio come ben sapete, chi ci segue lo sa già, dove ogni settimana andiamo a sviscerare tutto quello che succede nel settore che più amiamo, crypto, DeFi, svisceriamo tutto quello che si può sviscerare. E Come va? invece per il 99%, per la restante parte, diciamo, c'è cioè coloro che non lo sanno, quindi il 99,9% dell'utenza aggredibile in DeFi, diciamo invece che siamo un canale, insomma, di alta qualità che può erogare grandissimi contenuti. Lo facciamo presente. Ah, noi non ci piacciono le parole, lo dimostriamo, quindi mi raccomando, Assolutamente, se sei infatti. nuovo, stai connesso, Infatti. guarda che poi vedi. Ok, ma io direi che possiamo subito partire dai grafici, vediamo come siamo messi questa settimana, dopodiché ci spostiamo a parlare un po' di quelle che sono le varie news della settimana. Allora, non mi ricordo sinceramente come eravamo messi settimana scorsa. In questo caso, comunque, come vedete, siamo in un Bitcoin comunque che si mantiene ancora molto, diciamo, molto carico comunque dal punto di vista della struttura macro. Qua siamo sul time frame giornaliero, vediamo intanto l'estensione che è presente in questo periodo. Guardate un po' la media mobile a 50 periodi, quanto comunque ancora è distante, abbastanza, diciamo. Di breve è ancora molto molto forte, cioè non assolutamente segnali di debolezza, anche se Ale, come tu, come ben sai, come anche Andrew, che per noi rappresenta una guida, ci evidenzia quelli che possono essere soprattutto non tanto i rischi intrinseci al settore cripto, ma quelli che possono essere invece esterni al settore e quindi quelli un po' più macro, perché abbiamo comunque un S&P 500 ancora, diciamo, molto, molto esteso. Siamo nella stagione, diciamo, nel periodo degli earnings. Stasera, ad esempio, voi lo vedete domani, quindi sarà già andato, sapete già com'è andata, però ci sono gli earnings di Nvidia che potrebbero avere un riscontro importante sul mercato, però comunque dal punto di vista della price action io mi baso soltanto su quello che vedo, ancora Bitcoin è molto molto forte, non ha segni di debolezza e anche se va a 50.000 per il momento li va a tenere, secondo me è ancora estremamente, estremamente forte. No, è assolutamente fortissimo, niente da ridire su questo. Abbiamo segnalato, se non mi sbaglio, la settimana scorsa la potenziale zona di top, diciamo in zona 30, scusami, 53.500, 54.000, non sopra i 55 comunque. E Bitcoin sta tecnicamente adesso lateralizzando in questa zona al di sopra dei 50. Questo scenario d'altronde, finché viene mantenuto e fin tanto che, diciamo, i mercati tradizionali ci danno supporto in questo tipo di movimento, questo tipo di scenario, come noi sappiamo bene, favorisce anche un'altra cosa, l'espansione del mercato delle altcoin. Perché Bitcoin raggiunge una potenziale zona di top che adesso potremmo magari individuare in zona come abbiamo visto, 30, sì, ancora con questi 30, 53.500, 54.55, una sua zona, diciamo, di low sul range, quindi penso alla zona 50.000. Avevamo visto che i grossi acquisti di put, o meglio, la grossa vendita di put era in zona 47, mi sembra. Quindi è una forte zona di supporto da questo punto di vista. Possiamo identificare Bitcoin all'interno di questo range e se Bitcoin inizia a lateralizzare all'interno di questo range e passa a una fase di nuova accumulazione, questo poi si diciamo, traduce nel mercato in un'espansione del mercato delle alt, soprattutto di Ethereum, cosa che tra l'altro si è già in parte manifestata. Sì, diciamo che ha dato un po' di quelli che potrebbero essere i primi segnali. Tanto, prima di tutto, volevo mostrare giusto questa chart che abbiamo mostrato, mi sembra, proprio nell'Option Insights, e si è verificato esattamente quello di cui abbiamo parlato, cioè uno squeeze a prendere quelle liquidazioni degli shorts in zona 53.000, che era ancora un livello non toccato da Bitcoin, completamente rigettato, e a prendere invece a sua volta le liquidazioni dei long, che si trovavano sotto questo livello dei Oddio 51.500. Angelo, sai Sì. che avevamo esattamente descritto questo scenario? Cioè, Sì, avevamo infatti. parlato della possibilità sostanzialmente di andare ad aggredire la parte alta, liquidare gli short in alto, ok? A questo punto dare la convinzione al mercato di avere, diciamo, la forza per poter breakare la resistenza, per poi riassorbire l'intero movimento e possibilmente andare anche a burnare tutte le posizioni dei long. Esatto. Ed è successo proprio questo, non tanto perché ovviamente prevediamo il futuro, ma perché comunque
i dati un po' ce lo evidenziavano, perché comunque vedete qua quanto erano marcate, quanto questo cluster di liquidazione era importante, quindi spesso il mercato se lo va a prendere, ed era presente anche qua sotto, infatti hai fatto esattamente questo aspetto. Adesso infatti è molto più difficile leggere il movimento, di breve perlomeno, perché ciò che è stato quello più marcato, liquidato, e adesso insomma ha spazio sicuramente anche per scendere. Però ovviamente potrebbe anche salire, nel senso non lo so. Difficile da prevedere in questo momento. Però, appunto, come abbiamo visto prima, la struttura rimane ancora molto molto forte nel breve. Quindi, per il momento la cosa più probabile è la continuazione. Poi abbiamo già detto che appunto dipende anche da quanto tiene poi il mercato tradizionale, che probabilmente lo va a influenzare. Sì, è una situazione un po', lo so, mi rendo conto un po' insolita perché da una parte diciamo ci sono segnali, se vogliamo, di prime potenziali fragilità, di questo mercato per tanti motivi, ma dall'altra, se queste condizioni diciamo di potenziale criticità non si verificano, ci sono anche al tempo stesso le condizioni per una forte espansione del mercato delle alte di Ethereum in generale. Dipende da quanto il mercato, diciamo, riesce a stare tranquillo con i dati in arrivo. Tra l'altro, un'altra cosa che, per continuare questo discorso, un'altra cosa che avevamo detto proprio nell'ultimo, non mi ricordo se nell'ultimo Weekly Recap o nell'ultimo Future Insights, comunque eravamo in un punto in cui stavamo registrando e Bitcoin si trova esattamente in questo punto. E abbiamo proprio detto, ti ricordi, se non vuole, diciamo, invalidare questo rimbalzo che comunque ha dato con una discreta quantità di forza, se non lo voleva completamente invalidare, doveva tenere questo. Proprio quello che aveva appena fatto, ecco, l'ha tenuto, ha continuato al rialzo, adesso siamo in zona appunto 0.057 e siamo al di sopra di quella che secondo me era una resistenza importante, perché come vedete quante volte uno, due, tratti da questa zona qua, abbiamo ritestato, abbiamo continuato al rialzo, ma neanche, diciamo, senza troppa forza. Però secondo me comunque finché stiamo sopra lì 0.056, 0.055 anche, è positivo, cioè Sì, potremmo va bene. veramente pensare a un cambio di struttura per Ethereum BTC veramente, chiaramente che confermeremmo soltanto con un nuovo IRI sopra questo livello di 0.06. Sì, il rischio poi alla peggio, diciamo, non è più, diciamo, quello della struttura della potenziale rottura al ribasso del canale, diventa semmai quello della lateralizzazione, ma è già meglio, diciamo, che una rottura per poi ripescarlo chissà dove. È un Sì, segnale ma di forza questo della price action. sì, va bene, cioè si inizia a consolidare, però diciamo che se si mantiene, perché capito, un conto se continua laterale, però continua in questa zona, un conto se mi va a continuare laterale qua, sempre più in basso, allora lì Chiaro, chiaro. più che un'accumulazione mi sembrerebbe una distribuzione, no? Quindi diciamo che sì, siamo ancora nel bottom, però magari stiamo veramente costruendo una zona di bottom e magari questi sono i primi segnali di forza. Non ci resta che chiaramente continuare a monitorarlo. Sapete quanto lo teniamo, diciamo, strettamente monitorato questo grafico, perché comunque non è soltanto la sovraperformance di Ethereum BTC, è tutto ciò che poi ne deriva, appunto come ne parlavi tu prima, Ale, di tutto il discorso altcoin, che Eh sì, comunque è assolutamente. estremamente influenzato di Ethereum. Ricordiamoci che a breve, comunque tra 3 settimane, forse neanche, abbiamo, adesso non mi ricordo, il 13 marzo forse, il Proto-Dank Sharding, ci sono un po' di, ci sono alcuni layer 2 che lo implementeranno al giorno 1, come Arbitrum, come ZK-Sync ad esempio, ci sono alcuni che invece arriveranno un pochino dopo, come ad esempio la stack di Optimism, così ho letto, però è sicuramente qualcosa di molto positivo, soprattutto non tanto per l'asset ETH, ma per l'ecosistema Ethereum. Poi l'asset probabilmente arriverà a maggio, speriamo, perlomeno. Allora, sono un po' scettico, ti dico la verità, sulla possibilità di vedere l'ETF di Ethereum già a maggio. Secondo me. Secondo me invece ci sono buone possibilità, è che chiaramente siamo ancora lontani. Su Polymarket, se non sbaglio, mi sa che è quotato al 50-50. Vediamo se... Io non lo do così per scontato, anzi, perché è un prodotto molto più ambiguo, se vogliamo, di Bitcoin, vuoi per la genesi che ha avuto, vuoi per il ruolo della Foundation, vuoi per il discorso della centralizzazione su Lido, è un protocollo molto più controverso. E la SEC sa che, pronunciandosi, diciamo, su questo tipo di tema, dà anche un indirizzo fondamentale. Attenzione, se lo farà prima, un tribunale, quindi forzerà
diciamo, la giurisprudenza ad avere un certo tipo di orientamento, su questo non ci si potrà far nulla, per carità. Però la SEC, secondo me, è molto molto prudente nelle valutazioni su IT, proprio perché, cioè, ci sono tanti tanti fattori controversi, ecco, molto molto controversi. Sì, no, sono d'accordo, è molto diverso come tipologia di asset da un Bitcoin. Però sai, vedo anche gente che ne capisce molto più di me di questi aspetti e parlano di un concetto importante per quanto riguarda questa approvazione, che magari non arriva a maggio, ma che è estremamente probabile che arriverà, prima o poi perlomeno, che è il fatto che è già quotato sul CME. Questo rappresenta, quanto dicono, un aspetto estremamente importante per un possibile. Ed è anche il motivo per cui non vedremo, con ogni probabilità, altri ETF. Perché vedrai che se dovesse arrivare l'approvazione di un ETF di Ethereum, si inizia a parlare di quello di Solana e di altri alcuni, ho sentito, ma questo invece è estremamente improbabile, proprio perché non c'è un mercato sufficiente, la prassi nei mercati tradizionali, a quanto capito, dovrebbe proprio essere passare appunto dal CMI, testare un po' il mercato qualche anno e poi eventualmente si va a fare un prodotto appunto... Però, vabbè, non lo so, io la vedo assolutamente possibile, forse sono influenzato che nell'ultimo periodo ho guardato molto spesso il The Daily Way di Sassal, e lui è estremamente bullish su it, ma lo sappiamo. È come dire, sì, la politica nazista, tutto sommato, non è male. Nell'ultimo periodo ho visto solo video di Hitler, è la stessa cosa. Sì, più o meno sì, no, forse sono influenzato, quindi, però dai, io penso questo, poi magari... No, magari... non voglio dire che le argomentazioni, diciamo, addotte da Sassal di Daily Way siano infondate, assolutamente è una fonte, lo sai, l'abbiamo detto più di una volta anche su questo canale, per me è una fonte di conoscenza e di informazioni inesauribile Daily Way, davvero, se segui l'ecosistema Ethereum non puoi perdere quello che sostanzialmente Daily Way ha da dire quasi, anzi, credo su base quotidiana, quando non riesce poi avvisa. Il fatto è che lui, diciamo, è palesemente, spudoratamente, aprioristicamente, schierato. No, vabbè, quello certo, ma su quello non si obietta, però vabbè, non lo so. Comunque qua c'è in ballo 1.350.000, il 47% dice sì, 53% dice no. Non che siano chissà quanti soldi, è un'indicazione perlomeno. Io credo che Ethereum sconti un problema gigantesco, che è forse una delle pochissime, ma davvero pochissime, fonti di preoccupazione che ho su Ethereum. È che, a differenza, diciamo, di tutti i cicli che l'hanno preceduto, questo non è più l'anno delle speculazioni, della retorica, delle promesse, della narrativa. Questo dovrebbe essere l'anno della concretezza, ok? Cioè, in quest'anno, o forse al massimo entro l'anno prossimo, Ethereum deve dimostrare di essere un asset maturo. Che cosa intendo per asset maturo? Un asset che è capace di offrire al suo interno, trattandosi di una rete, di un network, dei reali use case. Non lo so, polizze assicurative, real world asset, trasferimento di immobili, contabilizzazione di dati, registrazione di supply chain, qualunque cosa che serva all'economia reale, ma questo fattore, questo imprinting deve arrivare, perché se non arriva è un problema, perché altrimenti abbiamo, come diceva un mio caro vecchio amico che purtroppo non, per tanti motivi non posso portare qui sul canale, ma avrebbe tantissime cose da raccontarci, che è un investitore di lungo corso con capitali molto importanti. Lui dice che il rischio più grosso di Ethereum è quello di essere una gigantesca autostrada, immaginate le autostrade tedesche, di quelle perfette, con l'asfalto sempre in perfetto stato, con il servizio di assistenza attivo H24, magari con intelligenza artificiale di supporto, caselli super efficaci, magari tutti automatizzati, tutto molto bello, 8 corsie per lato, ma non c'è nessuno. Bellissima, affascinante, rimani colpito quando la vedi, dici è tutto stupendo qui, certo, però non c'è nessuno. Questo è il grosso rischio che vedo per Ethereum. E non sto parlando, cioè, magari forse non l'ho mai detto in queste live, non so nemmeno se sia così politicamente corretto, ma vabbè, adesso me lo dirai te, Angelo, che cosa pensi. Il mondo cripto essenzialmente serve come laboratorio cutting edge, per tecnologia cutting edge. Cioè, qui si gioca, tra virgolette, con noccioline, fragole, patatine, calzini e quanto ne consegue. Se l'infrastruttura si dimostra capace, diciamo, di
effettuare il settlement o la regolamentazione di questo di contratti magari molto complessi sul piano finanziario con patatine, pere, mele, ananas, banane e noccioline, ok, allora la tecnologia ha un futuro. Un futuro per altre implementazioni, per altri prodotti finanziari. Cioè, le opzioni non si baseranno con tutto il dovuto rispetto su, non lo so, Chainlink o Ethereum o Fractshare. Saranno probabilmente su Tesla, addirittura qualche indice, quindi Nasdaq, S&P. Ma guarda, secondo me questo è abbastanza, cioè nel senso, è quasi scontato per quanto mi riguarda. Cioè nel senso, per te che hai studiato, ma lo vedo anche sui segnali macro, cioè sul potenziale della tecnologia, cioè lo vedo da JP Morgan che si fa la sua blockchain, lo vedo da Larry Fink e alcuni capi di banche che sono bullish sulla tokenizzazione degli asset, capito? Cioè secondo me addirittura arriverà un giorno in cui le azioni si porteranno on chain, verranno tokenizzate, perché la tecnologia sicuramente. Poi possiamo discutere io non ho dubbi sulla tecnologia blockchain, poi possiamo discutere chiaramente sul futuro di Ethereum, perché non è detto che Ethereum, diciamo, il layer su cui si costruisce il nuovo sistema finanziario, questo assolutamente non è assolutamente detto, anzi. E neanche che ci sarà mai una tecnologia blockchain all'interno della quale diciamo qualcuno costruirà, attenzione, non di quelle diciamo sulle quali noi stiamo investendo, perché come vi ho detto prima, almeno dal mio punto di vista, mio personalissimo punto di vista che può essere più o meno condivisibile, ci mancherebbe altro. Penso che questi prodotti servano sostanzialmente come grandi laboratori di sperimentazione. Quindi nessuno di questi per me, in realtà, eccezione fatta naturalmente per Ethereum che rappresenta un'infrastruttura, ma tutti gli altri, anche quelli ai quali magari sono più legato perché apprezzo di più dal punto di vista tecnologico, sono perfettamente consapevole del fatto che si tratta di fuffa. Cioè, gli investitori tradizionali di solito valutano l'ingresso, fanno degli ingressi diciamo sulle azioni o sugli indici che comprano perché conoscono, dovrebbero almeno conoscere l'attività sottostante, quindi quanto vanno a comprare e il valore reale, ok, di queste azioni. Ed è quello che poi diciamo le fa muovere a sconto o a premio, e poi il mercato, almeno la parte intelligente nel mercato, si muove di conseguenza e va a prendere gli eccessi e i difetti di questi mercati. Il problema del mondo cripto è che non c'è valore reale, questo voglio dire, non c'è. Cioè, se per valore reale intendiamo la capacità di generare profitti per un'attività reale che si sta svolgendo. Ma tu ti riferisci a determinati progetti o ti riferisci più all'aspetto infrastrutturale? Perché per me il valore è molto concreto, è molto reale, perché una finanza permissionless e istantanea per me ha un valore enorme, capito? Senza intermediari, per me è un valore enorme. Ha un valore enorme, ma quello che stai scambiando, gli asset cripto che noi scambiamo non hanno valore, questo sto dicendo, la tecnologia Certo. ha sicuramente un valore, ma ti spiego, se domani Nasdaq si sveglia e dice bene, il modello di Maverick o il modello di, non lo so, Uniswap con il V4, il modello di, non lo so, Trader Joe, ok, sono estremamente affascinanti, la adotteremo per la nostra tecnologia, per la nostra implementazione, magari non con un SDK, ma con una versione, diciamo, modificata da loro. Basta, è finita la giostra. Cioè, Uniswap che fine fa? Perché dovrebbe avere un'utilità se poi i volumi li fa Nasdaq? Mi spiego? A meno Sì, che non trovi però. nei No, modi di passare obbligatoriamente da Uniswap, allora ti dico, ok, Uniswap però decollerà. ha senso quello che dici, però ci sarà sempre, secondo me, diciamo, reputerà l'italiano di valore comunque l'aspetto decentralizzazione, perché il Nasdaq ti può censurare, il Nasdaq, e quindi. Se le istituzioni te lo consentono, però, Angelo, perché se non te lo consentono, che cosa fai? Sì, puoi operare comunque, ma diventerai una piccolissima minoranza. Cioè, adesso stiamo sfruttando il fatto che all'interno di questo settore c'è un gigantesco, vuoto vulnus normativo. Nessuno sa in realtà che cazzo sia e che cosa deve diventare. Non c'è una regolamentazione, c'è il selvaggio Far West. Però quando ci sarà e diciamo si stabilirà se l'interazione con questi protocolli, ad esempio, può definirsi come un'interazione con security oppure no, se servirà obbligatoriamente il KYC per interagire in DeFi oppure no, cioè può succedere, anzi, sicuramente il mondo decentralizzato sopravviverà, ma nel momento in cui è il governo stesso o i governi stessi ad osteggiarlo, quale sarà la sua valutazione di mercato? Quanto perderà in termini di share?
Io penso il 90%. Allora, in altre parole, siamo retto. Non lo so, perché questo dipende da quanto è decentralizzato il sistema. Perché se è veramente decentralizzato, non gli puoi mettere il bastone tra le ruote. Cioè, Bitcoin... Bitcoin in realtà, noi parliamo di Bitcoin che è nato nel 2009, ma ha una storia di, diciamo, di provare a creare una valuta decentralizzata da molti decenni prima, dall'inizio della crittografia. E non ci sono mai riusciti perché in qualche modo è fallita, in qualche modo il governo l'ha sempre buttata giù. E qua io consiglio a tutti di andare a vedere la storia di Bitcoin che sta facendo sul suo canale una serie, Marco Costanza, Bitcoin Maximalista, però molto interessante perché ripercorre un po', soprattutto nei primi episodi, la storia non soltanto di Bitcoin, ma come siamo arrivati a Bitcoin. E ci sono stati tanti tentativi di valute decentralizzate, sempre buttate giù, sia per fallimenti intrinseci tecnologici, sia perché sono state buttate giù dal governo, perché chiaramente è un problema, no, per il governo. Però Bitcoin ancora non è stata buttata giù e dubito che riescano a buttarla giù perché l'infrastruttura è decentralizzata. Quindi il concetto è, se riusciamo veramente a tenere questa decentralizzazione, se Ethereum terrà questa decentralizzazione, secondo me ci sarà sempre comunque chi la reputerà di valore e avrà quindi per questo motivo un futuro. Poi io sono d'accordo con te sul fatto che ci saranno due tipologie di finanza sulla blockchain, una KYC e l'altra non KYC. Cioè, bisogna vedere poi come si svilupperà, perché sinceramente non ho idea se poi questa finanza on-chain, senza che sì, sarà una sorta di... Non ho idea. Io temo per le sorti del, tra virgolette, del nostro futuro per questo motivo qua, tutto qui. Cioè, mi spaventa solo questo. Interessante comunque. Quello che le persone anche vorrei che capissero, è che è una cosa molto importante, c'è una stretta correlazione tra le due cose, è che questi rendimenti, diciamo, estremamente aggressivi non sono casuali, cioè sono naturalmente parametrati al livello di rischio che noi corriamo. Cioè, trattandosi di una tecnologia estremamente cutting edge che è stata più o meno battle tested, più o meno auditata, cioè... Per quanto un protocollo di audit possa essere approfondito, vediamo che è successo anche a Curve di recente, che è stata bucata proprio per questo, magari per un bug su uno smart contract di un po' datato, ok, che qualcuno riesce finalmente a exploitare, diciamo, da quel punto di vista per il tipo di vulnerabilità che presentava, può essere bucato nonostante la tonnellata di audit che avesse. Nonostante la fama di Curve, che è celebre per essere, insomma, uno dei protocolli più sicuri che ci siano in Però sempre sul protocollo, non sull'infrastruttura. Perché se mi buchi, ad esempio, trovi un bug nel contratto di staking, è l'hacker si prende, non so, 80 miliardi, che sono, mi sa, l'equivalente, diciamo, di Ethereum in staking adesso. Cioè, non succede niente perché si va a fare un hard fork, come è già stato fatto in passato, si porta indietro, si sistema il bug e ok. Quindi nel senso, non la vedo così. Anche se ci fosse, anche se sopravvivesse e avesse trazione, diciamo, una DeFi completamente decentralizzata, sganciata dagli enti istituzionali, come, visto che cioè, affinché qualcosa possa avere un valore reale di mercato, deve poter essere speso. Perché io potrei anche avere un quadro, che ne so, di Giotto in cantina, ok? Perché me l'ha regalato il vecchio nonno, che era un appassionato di opere d'arte e faceva il ladro nel tempo perso. Ok, ha rubato un'opera di Giotto, stupendo. La valutazione di mercato, 50 milioni. Finché non trovo qualcuno che quei 50 milioni me li dà, io ho una tela in mano. Certo, Sono ricco quindi sulla però carta. stai ipotizzando una visione in cui gli exchange chiudono bottega? No, ma la chiudono per forza se non c'è coerenza, capisci, con la legislazione, perché loro sono entità centralizzate. È questo che No, voglio certo. dire. Cioè, se loro ti chiudono le porte, ok, e qualunque tipo di provider o di, diciamo, di esercente commerciale non può lavorare con quel tipo di canale perché sa che quel protocollo o quell'infrastruttura non è compliante. No way. Però, nel senso, la regolamentazione dipende anche dal paese stesso. Sì, ma Quindi, è chiaro che l'America e l'Europa in tutto questo hanno un peso preponderante, poi è ok, difficile. però ci sono i rivali politici che sono Russia, Cina, Sudafrica, eccetera, Brasile, eccetera, che magari proprio per questioni politiche vanno contro queste decisioni, lasciano tutto aperto. Essendo le criptovalute infrastruttura mondiale, cioè nel senso io posso fare cash out da lì, comunque, se ci Angelo, penso. penso che tra non so se sia il 60 o addirittura il 70% la concentrazione della liquidità mondiale sui mercati finanziari americani. Cioè, di che cosa stiamo parlando?
se gli Stati Uniti non approvano tutto questo, cioè, sì, per sopravvivere si sopravvive, ok? La tecnologia è effettivamente decentralizzata, può resistere a un urto come questo, anzi sopravviverà sicuramente ad un urto come questo. La domanda è che cosa resterà poi? No, sono d'accordo. Volevo escludere, cioè nel senso, ovviamente in questo caso in cui un'Europa, gli Stati Uniti vanno, che sono il grosso appunto del capitale mondiale, rappresentano il grosso del capitale mondiale, vanno contro, allora nel senso ci ripensiamo magari a investire in questo settore, ovviamente, però non vedo un crollo totale, perché se dall'oggi al domani vanno contro, secondo me ci sarà chi ancora la terra aperta questa porta, capito? Alla peggio registreremo, diciamo, dallo sgabuzzino di McDonald's, ma non cambia nulla, saremo sempre qui. No, bene, mi è piaciuta questa conversazione comunque. Sì, veramente. Va bene. Fateci sapere anche voi cosa ne pensate, tanto mi sa che a questo punto divido il video, questa sarà la prima parte. Bellissimo. Quindi andatevi a vedere la seconda. Bene, possiamo proseguire. Let's move on.